Bentrovati su Amatec Blog, siamo qui oggi con un'altra compatta punta e scatta, però stavolta è un vero gioiellino privo di difetti o quasi, vediamole insieme immediatamente all'opera. Canon PowerShot SX 620HS è la compatta punta e scatta migliore per rapporto qualità-prezzo al momento sul mercato. Non solo per la sua bellezza estetica, che è merito della scocca che in questa colorazione apparentemente grigia, ma a volte con dei riflessi champagne è veramente molto gradevole, ma anche perché integra al suo interno un ottimo sensore CMOS da 20.2 megapixel, che offre anche il massimo della resa in condizioni di scarsa luminosità. Ecco spiegata la sigla HS. Si tratta di un modello PowerShot e la sua prerogativa è la semplicità di utilizzo. Sulla parte superiore abbiamo il tasto di accensione ed il pulsante di scatto con la levetta dello zoom, che è uno zoom ottico da 25x. A sinistra invece il flash che è a molle si attiva in questo modo con questo pulsantino posto qui di fianco. Sulla parte posteriore invece troviamo il selettore per le modalità di scatto a scelta tra video diario che registra un pezzetto di video di 3 secondi prima dello scatto e poi lo scatto fotografico, modalità di scatto creativo che scatta fino a 6 fotografie con inquadrature ed effetti l'uno differente dall'altro per rendere unici e originali tutti gli scatti da condividere magari sui social network. Infine la classica e semplice modalità di scatto. Più in basso troviamo il tasto di registrazione video, l'accesso alla galleria foto e video, il tasto multifunzione che ci fa accedere alle varie modalità di scatto, però per accedere alle altre funzioni dobbiamo attivare una modalità di scatto particolare, cioè la modalità programma. Questa modalità programma ci consente di utilizzare ad esempio il flash oppure di settare la messa a fuoco a scelta tra normale, macro ed infinito. Ancora più in basso troviamo il pulsante menu, che ci fa accedere alle funzioni di personalizzazione sia di utilizzo che delle impostazioni dei settaggi della macchina fotografica, sempre molto semplice e chiaro, classico dei menu Canon PowerShot. Le modalità di scatto di questa PowerShot SX 620HS sono svariate, identiche a quelle di tutte le altre compatte PowerShot Canon, ovvero troviamo la modalità P, che è la modalità programma, ed offre la massima libertà di settaggi, ovvero si può modificare il valore ISO, il bilanciamento del bianco, oppure lo schema colore, e ancora la lettura della luce. Se invece volessimo modificare la compensazione dell'esposizione, è possibile sempre all'interno di questa modalità programma. Altre modalità che offre questa SX620, oltre a quella automatica, la modalità ritratto, la modalità otturatore intelligente, che è veramente intelligente, funziona benissimo e riesce a rilevare esattamente il volto di una persona prima di fare 3 fotografie. A seguire la modalità di scatto a raffica, notte senza treppiedi, e cioè riesce a stabilizzare l'immagine con tempi abbastanza lunghi, luce scarsa, e poi l'effetto fisheye, effetto miniatura, effetto giocattolo, bianco e nero, extra vivace, effetto poster, e poi fuochi d'artificio. E tempi di scatto ancora più lunghi. Il tasto che avevamo tralasciato era quello del Wi-Fi, tecnologia Wi-Fi ed NFC di cui è dotata questa Canon SX 620HS. Applicazione Camera Connect, che è sempre la solita di Canon, che è l'app ufficiale per gestire tutte le macchine fotografiche con Wi-Fi ed NFC di Canon. Una volta connessi al Wi-Fi della macchina fotografica possiamo andare a gestire sia lo scatto remoto con Live View, quindi gestendone addirittura lo zoom, l'autoscatto o le impostazioni di visualizzazione della macchina fotografica sul proprio smartphone, e da questa freccetta qui possiamo andare ad estendere la visualizzazione dell'inquadratura della macchina fotografica. Tornando indietro, possiamo accedere ovviamente anche alle immagini che sono presenti sulla macchina fotografica. Per quanto sia una compatta e quindi con un'ottica che ovviamente è poco luminosa, questa, a differenza di molte altre concorrenti della stessa fascia di prezzo, integra un'ottica che non è 3.5, bensì è una 3.2. con uno zoom ottico da 25x che è associato all'ottimo sistema di stabilizzazione. Permette di fare discrete foto anche alla luna. Un processore di immagine che rende fulminea la messa a fuoco ed una registrazione video in HD a 1080p fino a 25 fotogrammi per secondo, che integra una stabilizzazione da fare invidia
a qualsiasi compatta, roba di altissimo livello. Al di sotto di questo gioiellino troviamo sia il collegamento a vite da un quarto, sia l'alloggiamento di SD e batteria. Batteria che riesce a garantire fino a 250 scatti nonostante le sue dimensioni veramente ridotte. Di fianco invece troviamo la porta micro USB che non consente purtroppo la ricarica attraverso powerbank e mini HDMI. Dentro la confezione di Canon SX620HS troviamo il laccetto da polso, manuali d'uso e manutenzione e certificato di garanzia, il suo caricabatterie da muro ed il cavo per il caricabatterie. Se non siete ancora convinti della qualità di questa macchina fotografica, vi invitiamo a guardare il video che presto pubblicheremo, il demo video completo, ma nel frattempo godetevi qualche scatto di SX620HS. Wearing light shoes, walking down the shore, diving head first down to the ocean floor. Your dark brown eyes reflect fireflies, living bright nights, getting me high on life. It's a night to stay up late, things we have to do can wait. We've got catching up to do. Le foto sono state scattate tutte in modalità completamente automatica e come avrete potuto notare molte di loro sono banali, eppure sono un vero spettacolo merito dell'ampio sensore CMOS che fa eccellentemente il suo lavoro e soprattutto riesce a catturare correttamente tutte le sfumature più difficili e di colori reali, come quelli di un cielo sereno che non ha un solo colore ma diverse sfumature. Se si cerca una macchina fotografica punta e scatta da avere sempre dietro per non perdersi mai un momento della propria vita, in qualsiasi situazione, questa è la macchina fotografica perfetta. Perfetta anche per iniziare ad accostarsi al mondo della fotografia perché la resa degli scatti fa davvero amare il meraviglioso e favoloso mondo della fotografia. Per non parlare poi del display da 3 pollici, ultra brillante, purtroppo non è touch, che anche in condizioni di eccessiva luce riesce a mostrare il massimo dei dettagli. Per qualsiasi curiosità vi ricordiamo di scrivercela nei commenti o nella recensione completa pubblicata su amatech.it. Dandovi appuntamento al prossimo demo video di Canon SX620HS, vi ringraziamo per averci seguito. Al prossimo video!